Francesco? Vieni un attimo per cortesia? Vieni per cortesia, grazie. Che cosa stai facendo? Perché? Non lavare i piatti, mettili dentro la lavastoviglie. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi ragazzi sono con un ospite speciale, Lorena. Ciao. Ragazzi, per chi non la conoscesse, lei, oltre ad essere una mia amica, è una youtuber, creator, appassionata di makeup come me e come tanti altri voi della beauty community. Quindi vi lascio i suoi link qua sotto nel box in descrizione, seguitela. Ebbene sì ragazzi, oggi ci scambieremo il makeup. Sei pronta? Sì, io sono pronta. Anch'io. Vai. Ecco qui le nostre bottino. E questo è il tuo. Il minimal. Il mio è più grande. Sì, il tuo è molto più grosso come bag. Io ho sempre delle bag piccoline. Mm-hmm. Perché viaggiando ho imparato a essere sintetica. Sì. Anche perché poi più delle volte si usano sempre le stesse cose. Esatto, sì. Ma dimenticavo di una cosa. Sei pronta? Prontissima, mi sono esercitata. Se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Brava, bravo. Ma c'è un'altra cosa da fare, ragazzi. Il saluto della Grace. Mm-hmm. Oggi, ragazzi, salutiamo un membro della community Instagram. Il saluto della Grace. Il saluto della Grace. Break it down now. Il fortunato o la fortunata di oggi è itsmemario.97. Ti mando un bacio. Mario, ciao, un bacio da me e Lorena. Uh-huh. E se anche tu vuoi essere salutato nei prossimi video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla pagina Instagram che ti lascio qua sotto e essere partecipe nella mia community Instagram. Uh-huh. Ma adesso iniziamo, sei pronta? Uh-huh. Ok, adesso partiamo dalle sopracciglia. La base è già fatta. Spieghiamo perché. Ragazzi, la base l'abbiamo già fatta. Perché? Perché nel caso in cui Lorena avesse usato un fondotinta scuro, sarebbe automaticamente diventata blackface. So che alcuni di voi dicono, ma in realtà questa è una cosa che riguarda la cultura americana. Però ragazzi, ci sono persone che potrebbero essere anche italo-americane, scuri di pelle, e non amare questa cosa. In ogni caso, il razzismo esiste ancora. Ci sono persone che lo vivono sulla propria pelle ancora oggi, quindi secondo me è veramente poco sensibile dire a una persona che comunque tendenzialmente è discriminata come si debba sentire in merito a determinati argomenti. La whiteface, ragazzi, non esiste, non è possibile accusare nessuno di whiteface. Drop it! Ok, partiamo dalle sopracciglia. Che cosa mi hai dato qui? Quel prodotto mi piace molto perché è multiuso. Multiuso? Lo puoi usare sia appunto come gel, quindi pettinare le sopracciglia, o metterlo sul dorso della mano e andare come se fosse tipo una pomade con il pennello. Tu mi hai dato la Precisely My Brow Pencil nella colorazione 5 di Benefit. Che è scurissima. Però sai che accetto la sfida. Ok, ma dov'è il mio pennello? Comunque io è pazzesco, c'è sempre un pennello che non trovo. Fai vedere? Dai, puoi farlo funzionare. No. Posso farlo funzionare? Vediamo. Dai. Non si vede niente. Vediamo. Stai riuscendo? Sì, tu stai riuscendo, io no. Con una mano super leggera vado a fare i peletti, perché se facessi proprio tutto il sopracciglio colore pieno, no raga, sarebbe troppo scuro. Però peletto per peletto, molto ma stiamo leggero.
si può fare. Stai perdendo la speranza. Ma già. Tu vedi qualcosa? Sinceramente no. Porca vacca, raga. Vabbè, dai. È una sfida, è una sfida. La tua mano è grigio, mentre su di me è tipo il mio colore di capelli. Io spero che tu abbia qualcosa. Ah, ti prego, dimmi che qui c'è un marrone. Non c'è. Vediamo. Però potrebbe funzionare. Fai vedere. Non è perfetta. Però diciamo che non è così scuro. Sulle sopracciglia hai vinto tu. Quindi Lorena 1, Grace 0. Però tu non le hai ancora finite, quindi... Vabbè raga, vado intanto con la Natasha Denona, con questo marrone qui, speriamo di riuscire a salvare la situazione. Un po' diverso, un look un po' particolare. Un look nuovo, il nuovo trend del 2020. Sopracciglia colorate. Chissà perché... Ma sono veramente viola. Che dico? Meglio di grigi, quella cagata di piccione che avevo prima. Dai, cioè, guarda rispetto a prima. Meglio, almeno si vede qualcosa. Tu non usi un gel per le sopracciglia? Cioè, sì, ce l'ho, però non mi ricordo se ce l'ho messo qua. No, ti ho messo solo la matita. Io di solito, tipo, metto sempre un gel che le pettina. Ah. Perché io... ho tanti peli in realtà, comunque sono biondi però sono tanti peli, quindi mi piace pettinarli un attimo. Diteci un po' chi vince la sfida sopracciglia. E tra l'altro io ho barato per essere decente, ho usato una palette. Ma hai usato sempre una mia palette, quindi... Sì, sì, sì. Blush, tu mi hai dato questo qui. Anche tu, Anastasia? Sì. Ah, non è lo stesso. Non è lo stesso. Ok. Questo qui è chiaro, tu lo usi questo? Allora io questa qui è una palette che come vedi mischio tutte insieme. Ah, guarda bene, capito. Le setole. Sì, sì. Vedi che ci sono le setole, cioè la forma della setola del pennello. Oh, io questo qui non lo posso proprio usare. Per niente? Ma mi sembra più tipo un colore da terra, cioè che userei molto poco. Proprio diffuso sulla guancia. Vediamo un po'. Come blush potrei fare un mix di questi due. Ok. E tu invece hai messo quel grassi, sì, amore. E io quello lì lo uso, però anche quello in quantità moderate. E soprattutto questi due. Ah, questo non lo tocchi, no, proprio, vabbè. È troppo scuro quello lì. Quindi ecco, abbiamo notato che a differenza mia sei riuscita in questo momento a utilizzare una matita che è scurissima, ragazzi, la 5 è davvero scura. E usi questo, che questo qui è uno dei miei blush trio preferiti. Sì, qui sono molto pigmentati su di me. Guarda questo. Sono diventata Heidi. Io lo guardavo da piccola. Anch'io, tu lo guardavi? Io sì. Ma io ero rimasta traumatizzata da... Perché? La signora Rottermeier. Sai che non me lo ricordo. La signora Rottermeier, quella lì che era cattivissima. Ma era in Heidi? Sì, era lei. Sì, sì, no, adesso sì. Ti è traumatizzata? Beh, sì, perché era cattivissima con Clara. Se parliamo di traumi da cartoni, a me mi ha traumatizzato le super chicche. Perché? Perché c'è una puntata delle super chicche dove il professore viene tipo rapito dai cattivi e questi cattivi gli fanno mangiare tipo la carne con i piselli. E il professore mangia tipo la carne, quello che era, non mi ricordo benissimo, e gli rimangono i piselli nel piatto. E al professore non piacciono i piselli e il cattivo gli punta la pistola e gli dice: professore, mangia i tuoi piselli, eat your peas. E il professore tipo infilza un pisello, esce un liquidino. Piselli che si mangiano, ragazzi. Esce un liquidino verde. Allora il cattivo gli grida l'ultima volta: eat your peas! E quindi il professore lo mette in bocca e inizia... inizia lentamente a masticarlo. Perché no, gli grida tipo: ingoia! E allora ingoia. E
E quella scena mi ha traumatizzato perché mi ha fatto credere che i piselli avessero un sapore terribile. Io non mangio i piselli. Non li mangi? No! Te lo giuro, quella l'ho vista da veramente piccola, no? Ma mi ha traumatizzata così tanto che me la ricordo benissimo. Fatevi mal di pancia, ok. Oh, ma quello lì è comunque super pigmentatino, eh? Sì, sì, sì. Cioè, si vede che ce l'hai. Sì, però ultimamente sai che mi piace un che il blush si veda. Ah, che ritorna il blush nel 2020. A me piace un sacco, sì. Ritorna il blush. Hai visto tipo come lo mettono le e-girl? Tipo tutto sul naso. Sì, 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 sì. E sì. Quello non lo faccio, però è una cosa che mi piace. Cioè, non la trovo, è bella, una cosa vedere, carina, sì. Ma dovrei farlo un video su e-girl. Mm. E-girl transformation on dark skin. What do you think? Cosa ne pensate? Mm. Sarebbe interessante, anche sì, è una cosa che va molto di moda adesso, visto. Passiamo all'illuminante. Tu cos'hai? Allora, io ti ho dato Fenty. È uno dei miei preferiti, infatti si vede che l'ho usato un pochino. Oh mio Dio. Mm. Questo qui non mi fa assolutamente macchia. È bello luminoso, mi piace sia la parte un po' più tranquilla, sia quell'altra. E tu invece, ma mi hai fatto un favore praticamente, così posso scegliere. Sì, perché questa qua... Io non sono stata così buona con te. Vabbè, però sei stata buona con il blush. Mm. Questa è una palette che mi piace tantissimo, infatti, come vedi. Mm-hmm. Di solito uso questo o mischio questi due. Ok. Io sai quale userò? Credo questo qui. Non è scuro? Forse è mischiato, forse è più chiaro, non penso. È scuro! Userò quello rosa. Ok. No, perché questo si vedrebbe. Credo che userò un po' di quello rosa, però veramente poco, e lo metto un po' sfumato con il blush. Sì, non voglio avere la chiazza, perché poi quando guardo dal davanti sicuramente mi si fa vede. E vedi quanto è chiaro quello lì rispetto... Pazzesco, è vero, è molto più chiaro questo. Mm-hmm. Allora, a me questo illuminante qui chiaramente non fa impazzire, però mi illumina, anche se esci. Adesso proviamo a metterlo. Si vede che l'ho messo, non si vede. Fai vedere? Poco, sì. Ho paura che poi mi fa tipo rosa. La chiazza. Vediamo. Oh God. Oh è mio grigio Dio. Brutto. Oh, mettiti dal davanti, ti fa macchia? No. È proprio inutilizzabile su di te. Oh gosh. Oh my gosh. Lo metterei qua. Lo cadesco. Ma sai che a me non piace mettere l'illuminante lì? Sai perché non mi piace? Perché tutti dicono che mettere l'illuminante qui fa sembrare il labbro superiore più grande. In verità a me sembra che lo abbassa. A me piace prendere un pennellino piccolo così, prendere un po' di bronzer e mettere sopra il bronzer. Perché fa sembrare il labbro così. Ti crea un'ombra, come se il labbro fosse così. Come sotto, no? Se tu metti l'ombra qui lo fa sembrare così. Oggi uso questa di palette, va bene? Va bene? C'è qualche problema a riguardo? Vai, sono Ma curiosa. Tu hai un primer occhi? No. No, io correttore umido. Mi sa che userò il tuo. Tanto, visto che ci siamo, sulla palpebra non succede niente. Come palette, tu mi hai detto questa. Sì. E io ce l'ho. Ho usato questa per fare mi ricordo quello che ti è piaciuto su Instagram. Ah, ho notato una cosa. Dimmi. Tu non tiri fuori i pennellini. No. E io li tiro fuori sempre. Sì. Da tutte le palette. Sì. Perché? Perché poi quando le piego cascano. Ma tu com'è che vai a fare l'ombretto? Cioè, parti dal colore di transizione? Sì. Oppure... Ah sì, io il contrario. Cioè, tu fai prima qui? Io piazzo prima il colore scuro. Ma stai scherzando? E poi lo vado a sfumare con il colore di transizione. Ma sei serio? Sì. Provo questo qui, visto che me l'hai messo nel... Secondo me va bene per te. Mi sa che è scuro. È scuro? Secondo me sì. Mi sa che lo schippo allora. Io uso questo qua. Uso Karma. Ma vedi che è dark skin approved, guardalo. Vediamo. Oh, sì. Sì, sì. Guarda quanto è scuro. Vedi che questa palette secondo me non è stata capita. Allora, io mi sono accorta che era una palette che tutto sommato avrei potuto utilizzare quando ho visto gli swatch sulla pagina di Cocoa Swatches. Io invece prendo questo colore qua. Ah, ok girl. Tu usi solo opachi nella piega? Sì. Ecco, questa è una cosa, un'altra cosa che io non capisco. C'è la fissa che la piega deve essere totalmente opaca. Sai che anche Chloe Morello dice questa cosa? Comunque questo qui ha tipo dei micro glitterini, ma non penso si vedranno lo stesso. Quindi io lo prendo quello più scuro con un pennello così a penna.
Tra l'altro è pure di Zoeva. Sì. Che sono tra i miei pennelli preferiti in assoluto. Io ho messo il colore più scuro così. E poi vado a prendere un po' di questo qui rosa con un pennello da sfumatura. E piano piano. Like this. Vado con Vortex o Vortex o whatever the hell. E sfumo. Questo pennello qui è veramente ottimo, eh. Questo qui è L42 di Sigma. È davvero top. C'è anche una versione italiana di questo qui che è identico, che è di Nabla. Spacca. Quindi se volete supportare la cosmesi italiana, andate di Nabla. Perché ce l'è, cioè proprio è identico, uguale, identico. Per Natale, mio fidanzato, tra le cose che mi ha regalato la palette quella per il viso di Nabla, ultima uscita, con tutti gli illuminanti barra blush. Quelli secondo me non è stata tanto capita da tante persone. L'ho vista nei bocciati di veramente? Tante persone. Quelle tre? Sì, perché dicevano che possono usare solo il colore più chiaro, no? Gli illuminanti. Però secondo me quella palette non è una palette di illuminanti. Ce no, la vedo straversata. Cioè, anche proprio da me. Mettere... Ma perché tu, non so se tu sei una makeup artist certificata. No. Però comunque il tuo approccio al makeup è pro. Cioè, grazie. Tu con questa cosa qui mi hai fatto capire che per te, cioè, la polvere è polvere, può essere utilizzata per qualsiasi cosa. Chi invece percepisce il prodotto semplicemente in base a come viene presentato nel pack, è un vincolo prettamente mentale, perché se io ti mettessi la polvere di uno sculpting come ombretto, tu te lo metteresti negli occhi. Sì, esatto. Io ho detto che, cioè, non è che gliel'ho richiesta, però gliel'avevo fatta vedere e che mi era piaciuta tanto. Poi, cavolo, l'ho vista nei bocciati di tante persone, sai, tipo i bocciati del 2019. Io, raga, quando non c'erano le cose per me, ho fatto tanto, funziona. Guarda, io mi ricordo che facevo diventare gli ombretti marroni di prodotti per lo sculpting. Sì. Cioè, ma quindi... io lo facevo quando non potevo comprarmi un botto di trucchi. Quindi allora. E quindi usavo tipo gli ombretti sia per appunto come terra, sia come blush. Ma certo. Tantissime volte ho usato tipo ombretti come illuminanti anche. E così si fa. Sei veramente un amante del makeup. È anche quella la challenge, no? Sì. Spaziare, non lasciarsi bloccare da un pack. Comunque io prendo questo qui, questo colore qui. Quello con questo pennello angolato e faccio una riga di eyeliner. Ok, girl. Mi piace molto fare sta cosa ultimamente. Cioè, non uso più l'eyeliner da un sacco di tempo. Io mi sa che uso anche un po' di questa. Quanto si vede quando le formulazioni degli ombretti sono fatte in Italia. Questa l'hanno fatta in Italia. And you can see that. Paura di rovinartelo questo. Ma no. No, vai, mi sa vai. Che prendo la mia, no. Ok, adesso vado con le dita. Perché posso, lo posso fare. È sempre scuro? Oppure... No, no, va bene. No, lo sto mettendo sopra ultraviolet, raga. È bellissimo, guarda anche nella fotografia. Oh my god, super good. Ma tu guardi qualche serie TV? Allora, adesso ho finito di vedere You. Mamma mia, che bella, mi è piaciuta un sacco. Oh, anche a me, tantissimo. Non vedo l'ora che esca la terza, perché lasciano intendere che ci sarà una terza stagione. Sì. Cioè, io ero tipo all'ultima puntata, che tipo volevo andare avanti, volevo vedere ancora. Mai invece era finito. Finale. Sì. Guys! A me piacciono un sacco i film e le serie che ti fanno capire una cosa per tutta la durata, no? E poi alla fine c'è il finale, c'è il twist e quindi tipo cambia tutto e tu rimani tipo no. Beh, ci sono rimasta io, eh. Anche io ci sono rimasta. Ok, amici, adesso proseguiamo. Tu hai mascara, ce l'hai? Sì, te l'ho portato. Questo qui. Ah, questo ce l'ho anche io. Ti piace? Sì, dai, sì. Ma secondo me il mio si è seccato.
che mi hai portato questo. Mm-hmm. Marc Jacobs. Sì, il mio si è seccato perché il tuo è buonissimo. Mi piace un sacco quello. Questo è buono, 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 sì, si sì. Vede. Ma si vede che io forse lo richiudo bene. E si seccano i miei. Può darsi. Ma eyeliner tu ce l'hai? Non no. Ce l'hai. Tu non hai l'eyeliner? Io è da un sacco di tempo che non metto l'eyeliner perché... Gar! Sì, sono in fissa Gar! Con Gar! Fare gli eyeliner con gli ombretti. Gar! Mi piace troppo sta cosa. Gar! E poi se sbagli con l'ombretto non si vede. Lo puoi anche sfumare. Tu sai che io ti sto odiando in questo momento? No, adesso io lo faccio con mascara. No, ci credo. Sì, no. Prova a farlo con l'ombretto, farlo sfumare. E quale ombretto che non c'è nessun nero qua? Ah, è vero. Lo faccio con il mascara. Are you mad? Me without eyeliner? Are you mad? Nobody got time. Nobody got time for no eyeliner. Io potrei passare le ciglia. Perché tu metti le ciglia proprio... Power. Sì. Questo raga è quello che sto facendo per mettere l'eyeliner. Non pensavo fosse così fondamentale per te se non te lo portavo. Ma va. No, però comunque è una challenge, quindi io uso quello che c'è. Ok, ho fatto l'eyeliner. Adesso sì, cioè io adesso potrei anche non mettere le ciglia, però le mettiamo. Certo. Mettiamo le ciglia? Sei pronta? Ti piaceranno. Ok, ci sto prendendo la mano, amici. Meno male che ho usato la pinza. Cioè, tu la metti senza? Ma come fai? Comunque, non ce n'è. Sembrano più naturali. Sì, sembrano ciglia tue. Poi anche quando, cioè, quando tu hai le ciglia finte, quelle grosse, no? A banda unica, eccetera. Quando guardi giù in basso, se qualcuno ti vede davanti a te, si vede che hai la ciglia finta. Dipende, dipende. Io lo vedo su tutti, lo vedo. Solo, tesoro, guarda che a me piace l'effetto super fluffy. Te le finisco. Vai, vai. No, adesso faccio un altro e poi basta, anche perché... Tanto non otterrò mai l'effetto che piace a me. Dì la verità, iniziano a piacerti. No, allora, a me piacciono queste qua, però ci vuole pazienza. Io non sono una persona su queste cose troppo paziente. Cioè, secondo me tu di queste qui ne avresti messe tipo 2-3 a posto. Sì. Ok, rossetto, cosa c'hai qua? Tu mi hai dato un sacco di opzioni. Te invece no, matite. Questo te l'ho dato anch'io e me l'hai dato anche tu. No, però io ho anche la... No, no, ti ho messo anche quello rosa. Questo? No, ti ho messo Fassi e ti ho messo quello lì. Quindi abbiamo un preferito in comune. È vero, Fassi. Vediamo il tuo nude. Pensavo peggio, dai. Sì. Ti piacciono i nude scuri? Sì. Beh, questo qui è scuro, no? Insomma. Mi piace il contorno labbra leggermente più scuro. Ok. Del rossetto. Ma perché anche quello ti fa le labbra più un po' più ciccione, no? Quindi io provo a usare questa, anche perché mi incuriosisce, perché non ho mai provato niente di Lady Gaga. Oddio, sembra liquid lipstick. Ma ti ho messo anche un'altra matita. Ma dov'è? Dov'è? La cerca. Aspetta che vedo che c'hai single forse. Sì, fa le labbra belle idratate, ciccione. Anche se non si abbina particolarmente agli occhi, però ci facciamo andare bene tutto. Tu cosa stai usando? Ah, quello lì è bellissimo. Questa matita ciao. Qui. Quindi io farò così. Ma io ci sto andando con una mano leggerissima perché non voglio tipo il contorno labbra. Guarda quanto te ne sto prendendo. Così pieno. Faccio così, ragazzi, perché sennò te lo coloro, non è carino da fare. Ma io lo faccio. Sì? Sì. Vabbè. Ma perché tu i gloss non li usi direttamente dal... Cioè, col mio sì, però con questo tuo mi dispiace. Ma va. Questo nude alla Jackie Aina degli anni, primi anni 2010. Primi anni del decennio. Discutibile. Io uso single chiaramente con un altro rossetto, una matita scura tipo quella là che stai usando te. Però comunque su di te sta bene sta matita. Sì, io la sto mettendo veramente con una mano super leggera, solo per fare un contorno. Beh, alla fine te la sei cavata più tu, mi sa, eh? Non lo so.
I tuoi occhi sono bellissimi. Ma le labbra sono orrende. E sono più belle le tue ciglia. Però le tue labbra sono più belle. Quello cos'è? Spice? Sì, provo a mettere questo. Oppure potrei mettere questo. Non lo so. Are you sure? No. Comunque è pazzesco quello su di te. No. Allora guarda la reazione è proprio super. Sì, swatchalo qui che si vede bene. Ok raga, su di me non si vede neanche, guardate su di lei. Sì, ok, io provo a mettere questo, che è Spice. Pensavo peggio. È bello. Pensavo che fosse più scuro. Un altro rossetto per il quale vado super matta. Mi stanno cadendo le orecchie. No, a me invece mi è caduta la ciglia, la devo rimettere. Mi trovo meglio a mettere quelle lì, che cioè che quelle a banda unita, no? Perché queste qua, le ciglia tutte intere, se sbagli si nota tantissimo. Quelle lì, se sbagli un ciuffetto, comunque si mischia bene con le tue ciglia e con gli altri ciuffetti. Ammazza! È scurissimo, scurissimo su di te. Sì, sì. Ragazzi, fateci sapere qual è il trucco che vi piace di più. A me sinceramente piace più il tuo. A me piace più il tuo. Veramente? Sì, gli occhi sono bellissimi. Mi piace tantissimo l'ombretto shimmer che hai usato sulla palpebra. What do you think, guys? Tu sei molto instaberry. Tu di più. Sì. Tu di più? Dici. Tu sei più instaberry, secondo me. Io sono più ragazza sognatrice. Ah sì, con l'ombretto sotto viola. Con le labbra nude stile anni 90. Devo dire che cioè ti stanno bene altri colori. Gli occhi mi piacciono tantissimo. No, sì, anche a me. Allora, devo dire che questa palette qua, la Mercury Retrograde, la proverò altri colori perché è davvero figa. È dark skin approved. Se sei scuro quanto me, la puoi usare da sola, la palette. Se una persona è scurissima, tipo Viola Davis, tipo Nima Tang, fai fatica con questa qua. Ne usi pochi. Allora, bisogna, secondo me, utilizzare quantomeno un colore di transizione. Invece, per quanto riguarda questa palette che ho usato io, so che molte persone dicevano che non è adatta alla pelle chiara, no? Che è solo per persone dalla pelle scura, e invece è stupenda, è bellissima, e tra l'altro ho fatto anche un look piuttosto soft, no? È vero, cioè sì. Non è tipo intenso, non è uno smoky. Con questa qui secondo me è super versatile e ci sono tanti colori cangianti molto particolari. Ho usato questo qui, che forse lo vedrete come un bianco, io non lo so, però è tipo cangiante un po' al verde oro. Sì, è un duochrome, sì. È bellissimo. Mi piacciono tantissimo, questo qui è molto bello, anche questo rosso, cioè sono veramente una palette bellissima. Cos'è, sponsor questo qua? Sì, è bellissimo. È bellissimo, è una palette stupenda e assolutamente la possono usare anche le persone dalla pelle molto chiara e possono anche farci un look piuttosto soft, non per forza uno smoky scuro, è molto versatile e ha colori che io non ho trovato in altre palette comunque. No, questa palette è unica. Sì, è unica e poi sempre sold out. Sì. Anche questa devo dire, nonostante io abbia usato solo un colore, questa qui è super dark skin approved, è bellissima, è veramente top 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 top. Sì. So yes guys, questi sono i nostri look finali, spero davvero che questa experience di Makeup Back Swap, Makeup Swap Back, sì, Makeup Bag Swap, vi sia piaciuta. Se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag oddio. E niente, fateci sapere qual è il look che indossereste di più. Sì. A prescindere dall'incarnato, quale vi entusiasma di più? Voi. Noi vi mandiamo un bacio grande e ci vediamo al prossimo. Distruggiamo tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. E un bacio. Ciao. Ciao. Bene. Ce l'abbiamo fatta.